degli indirizzi per il diritto allo studio anno 2015. Questa per la verità è una cosa un pochino nulla di particolare, almeno per quello, nulla di particolare per quello che vedo io rispetto al passato, perché al di là di quel modellino e delle cose che si scrivono, poi a fronte di quello che si chiede la regione praticamente dà somme irrisorie per poche migliaia di euro, per cui stiamo parlando quasi esclusivamente di fumo. Però la regione Puglia non concede neanche quelle poche migliaia di euro, se noi non abbiamo il modello con il numero degli studenti, con le somme che spendiamo per lo scuolabus, per la somma che spendiamo per la mensa, per cui comunque è un adempimento che va fatto, la regione ce lo chiede e noi, voglio dire, lo facciamo. Le carte anche in questo caso le abbiamo lette, una premessa l'ho fatta, per cui l'unica preghiera che vi faccio, per chi già ha esperienza, per esempio come la consigliera in appunto, no? Sa benissimo che queste somme, l'ho detto prima, lo ripeto, queste somme indicate qui sono puramente, meramente, come posso dire, indicative, perché a fronte dei 186 mila euro totali che tiriamo tra mensa e trasporto, 90.000 per il trasporto e 96.000 per la mensa, la regione Puglia probabilmente ci darà 5.000 euro, forse 7.000. Però se non rimandiamo questo rendiconto, con la situazione delle scuole, il numero degli alunni, dei servizi che garantiamo, non ci dà nulla. Allora, prima una questione di metodo, nel senso che io ho telefonato alla segretaria stamattina che era in mezzo, mi sono reso conto che mancava il piano, il programma comunale dell'intervento del tutto lo studio, che poi mi ha fatto trovare un problema nel pomeriggio e quindi un'ora, due ore prima. Per questo purtroppo se si fanno le coppie e non ci sono, non ci si rende conto, questo può accadere anche a noi. Noi non ce l'avevo un po'. Questo vuol dire la prova provata che evidentemente nel momento delle copie è saltata. Però siccome tu probabilmente ne sei venuto in possesso ieri mattina, perché è venuta la consigliera Marotti alla quale io ho notificato la consegna, verosimilmente, ecco, se noi fossimo venuti a conoscenza ieri mattina stesso della mancanza dei vostri documenti, avremmo provveduto immediatamente. Non me ne sono potuta rendere conto di vicenda, l'ho comunicato stamattina, che finisco le mie lezioni. Allora, questo pone la questione di cui parlavamo in via informale tele fa, cioè 24 ore prima avere gli atti veramente un tempo troppo limitato. Si presume che in queste 24 ore noi non facciamo null'altro che cercare gli atti. Ora immaginiamo. Questi atti, diciamo, erano abbastanza adempimenti, ma quando vanno sviscerati, vanno esaminati, ci si deve consultare con qualcuno, le 24 ore sono assolutamente insufficienti. Per cui è vero che abbiamo di recente approvato il regolamento del Consiglio Comunale, però lo dico adesso, qui faremo un'istanza formale, quantomeno 48 ore, perché altrimenti davvero è del tutto inutile che veniamo qui. Già leggere tutta questa roba, io l'ho fatto ieri sera, cioè all'ultimo momento, non è proprio funzionale. Posso dire una parola? Immagina che noi questi atti li abbiamo avuti, perché ovviamente questi sono diventati dagli uffici, no? Per cui noi non è che teniamo l'atto, questo già qualche sera fa quando ci siamo visti, quando ho partecipato anche io. Deve arrivare questi atti prima. Però questi atti, queste proposte, non è che sono atti che vengono predisposti dalla parte politica, questi sono atti che vengono predisposti dagli uffici, che spesso hanno persino difficoltà a trovare i dati, quindi io e i consiglieri che siamo qui abbiamo preso visione degli atti. Non è esattamente come voi. Non è dubito, ma non va bene, né per noi né per voi. Possiamo ragionare, poi vediamo. Che anche la qualità degli uffici deve migliorare, perché saranno monitorati e controllati. Facciamo in modo che gli uffici più o meno funzionano, tolti quelli, voglio dire, dove abbiamo una situazione pazzesca e conosciamo bene quali sono, e l'amministrazione, diciamo, da qui a pochissimo, entro la fine dell'anno, il 1 gennaio, interverrà, come possibile, ovviamente.
È chiaro che è la mancanza proprio di unità, questi comuni purtroppo la forza lavoro è quella che è. Se abbiamo dei servizi come la ragioneria, che è un posto di mare, in ragioneria, guardate signori, non lo dico così per farmi il bello, io però sono convinto che nella storia di questo comune non ci sono mai stati tanti amministratori giornalmente presenti e a disposizione del cittadino santagatese. Ciononostante non si riesce a risolvere i problemi, o meglio, i problemi si devono affrontare uno per volta, perché abbiamo delle criticità a livello di ufficio tecnico, nel senso che il personale è quello che abbiamo, abbiamo una montagna, la maggior parte delle nostre comunità sono relative, perché c'è una serie di fatti che potete ben immaginare, relative a competenze tecniche o tecnico-ambientali. La ragioneria è un vero e proprio porto di mare, io lo vedo tutti i giorni, infatti abbiamo messo in orario di ricevimento per cercare di lavorare, e il cittadino santagatese più o meno, voglio dire, si è reso disponibile. Però come avrete notato non abbiamo chiuso la porta del comune, o meglio abbiamo cercato di farlo all'inizio almeno per farlo come prima, però se noi non diamo la possibilità ai dipendenti del comune di espletare il lavoro proprio, agli altri vengono interrotti tutti i mondi, ma lì ci vorrebbe veramente tanta gente in più nella ragioneria. Io risolverò. Viva Dio, è arrivato il ragionier Rainone ed è arrivato un raggio di luce e cominciamo a vedere tutta una serie di carte, non troviamo più strane carte chiuse nei cassetti, pratiche ferme, non sappiamo a quale titolo, cose strane, ma non voglio parlare male di nessuno, per l'amor di Dio, e neanche della vecchia ragionia, sarei come dire scortese nel suo confronto. Però se mi permettete una cosa la devo dire. Se noi ci siamo insediati il 26 di maggio, abbiamo fatto una verifica straordinaria di cassa, perché lo prevede la norma, e tu che sei ragioniere, diciamo il termine al maschile, la Poltrini non te la prenderà per questa volta, non mi dici quando andiamo a fare questa verifica straordinaria di cassa, vedi sindaco, vedete amministratori, che questa è la situazione di cassa, io lo so, cioè dei soldi disponibili oggi, perché una mera fotografia è una cosa che non ha proprio senso, però è solo questo che lo facciamo. Ma tu che hai estratti conto precedente in cui sai benissimo che in quel momento c'è una situazione di pignoramenti fatti presso il tesoro per somme ingenti, cioè parliamo di 500-600 mila euro, non dici niente al sindaco, non dici niente all'amministrazione. Io, guardate, datemi atto di questa, tutti i cittadini sono ragazzi, perché si deve capire in che modo poi è costretta ad operare l'amministrazione, e quando dico l'amministrazione mi riferisco a maggioranza e minoranza, perché ovviamente ci sono tutta una serie di cose su cui siamo tutti d'accordo, perché qui non penso che c'è qualcuno che non vuole il benessere del cittadino santagatese, siamo tutti dalla stessa parte, o che non voglia curare gli interessi del cittadino santagatese, siamo tutti qui per curare al meglio gli interessi del cittadino santagatese. Detto questo, facciamo una richiesta formale, proviamo a modificare il regolamento dando almeno 40 euro. Vediamo un po' qui. Ovviamente quel regolamento è un regolamento tipo come il 99% dei regolamenti che danno, voglio dire, normalmente qualsiasi regolamento da 24 ore di tempo, anche perché per quanto riguarda il regolamento, soprattutto per quanto riguarda il revisione degli atti, questo comune non aveva regolamento, però si trattava di studio, lo statuto prevedeva quello, quindi nel momento in cui vado a modificare il regolamento, io sono basato su uno statuto già trattato. Oltre al fatto, come diceva il sindaco, poi un regolamento tipo e che ovviamente anche nelle amministrazioni, in virtù della motivazione che si è stata già enunciata, delle difficoltà di produrre gli atti molto tempo più, per esempio gli atti amministrativi che il regolamento, che cioè, quello me li faccio con il tempo, non c'è problema. Quello di ragioneria soprattutto, e poi anche eventualmente degli uffici interni, lì è un po' più difficile avere velocità. Però, comunque, diciamo, è
basta di questo, però continuo a ripetere, negli anni precedenti voi tutti avete avuto di prima, a volte non mi era vero, io credo che non ho qualche giorno no, qualche giorno prima permettimi, qualche giorno prima era impossibile perché lo statuto comunale prevedeva 24 ore, eri fortunata che avevi 24 ore prima, altrimenti non te li davano proprio. Ma a prescindere dal pregresso, oggi vediamo di modificare questo, anche perché scusa, la convocazione dice gli atti relativi alla consultazione sono depositati presso la Comunità. Se io questa convocazione la dicevo 15 giorni prima, io penso che presso la segreteria mi senti male, senti male, perché è il momento che dobbiamo rettificare. No, senti molto male perché in materia vige il regolamento di consiglio. 24 ore prima, anzi pensavo facessi un ragionamento di tipo diverso. Pensavo, perdonami, facessi un ragionamento di tipo diverso, ma daranno, chiedo scusa, daranno 24 ore solari e quindi io le devo avere entro le 18 del giorno prima, oppure così le ho un giorno e mezzo prima, no? Perché potrebbe essere anche questa cosa. Va bene, ok, abbiamo capito la questione. Riguardo proprio al decimale del programma, si dice che ci sono due mezzi nel comune guidati da un comune comunale e uno guidato da un privato, presumo di trasformare andare a servizio. Non è l'antitrombo, ok, come nel bilancio consultivo e anche preventivo si parlava di 18.500 euro di spesa prevista da parte del comune e qui vedo 30.000 e mi consta che oltre i 18.500 del comune i ragazzi pagano 70 euro al mese pro capite. Quindi mi chiedo, cioè il comune cosa mette per quest'altro comune? 18.000 o 30.000? Aspettavo un attimo, tutti già passato, non avevamo già fatto votazione di questo? No, perché non prende tempo. Allora qui va spiegata una cosa. Il bilancio di previsione, il bilancio previsionale fatto negli anni precedenti, mondo di approvare nel corso del 5 anni precedente 5 bilanci, no, approvare nel senso di discutere 5 bilanci per abbiamo verificato che a fronte di una spesa consolidata per Sant'Agata per Fisiche di circa 470.000 euro, se vai a individuare sui 4 capitoli su cui cadono queste spese, ti rendi conto che non trovi 450.000 euro, ne trovi meno della metà. O confidano nel buon Dio, e pur sapendo che quelli sono i servizi, confidavano, adesso stanno da parte, o confidavano nel buon Dio e forse i dipendenti di Santa Grazia ci fanno uno sconto anziché prendere 500 euro, se ne chiedono 250, così forse. Ma se voi sapevate già che il costo complessivo era di 460.000 e quindi oltre a quei servizi ne gravavano anche altri su quei capitoli, come pensavate di risolvere il problema dei pagamenti, di far fronte alla spesa mettendo la metà? La risposta non sono di bene dato, se vuoi sapere. Però una delle risposte, sai qual è? 31/12/2013, riconoscimento debiti mutuo. Quindi, anziché mettere a fronte di quel servizio 500-460.000 euro, ne metto 200. Non so se si può dire a Santa Catesi, io lo so che siamo a Santa Catesi, ti faccio le carosirci, 260.000 li utilizzo per le cose che piacciono a me, come dico io, me li tengo da parte. Poi, siccome in questi ultimi anni ci sono i vari decreti salva Italia, tanto arriverà qualcuno che mi dirà puoi riconoscere questi debiti entro il 31-12 e io ho fatto l'uno e l'altro. Lì ho recuperato delle vecchie somme, dei vecchi debiti che non finiscono mai e con questi altri poi sono andato. Questo è stato il modus operandi della
amministrazione comunale di Sant'Agata di Puglia a guida Sant'Agata nel 2000. Quindi, tornando ai nostri 30.000 euro, realmente costerà al comune 30.000 euro? Questi sono i costi indicati dal servizio di ragioneria. Bene, allora perché i ragazzi pagano 70 euro a testa? 30.000 mi sembra molto. Stiamo entrando in una dimensione completamente nuova, noi dobbiamo ragionare secondo il nuovo, guardando al futuro, non guardando al passato. Noi con l'unione dei comuni potremmo avere dei servizi in alerta, delle cose diverse, quindi lasciamo perdere quella che è la situazione oggi. Speriamo di costruire degli ottimi servizi nell'unione dei comuni. Ecco, così credo di aver riassunto tutto. Se non ci sono altre osservazioni potremmo procedere.